Benvenuti o bentrovati sulle orme degli animali. In questo video vedremo come sono fatte e come vivono le meduse e ci avvicineremo ad esse molto più di quanto mai vorremmo dal vivo. Le meduse rientrano nella categoria degli animali planctonici, ovvero di quegli organismi acquatici galleggianti che si lasciano trasportare passivamente dalla corrente e dal moto ondoso. Degli spostamenti autonomi in realtà li fanno anche loro e li ottengono contraendo la parte superiore del loro corpo che per la sua forma viene chiamata ombrella. Nella parte inferiore, invece, si trova un'apertura che si prolunga con una struttura a forma di tubo, che viene utilizzata sia per l'ingresso del cibo che per l'espulsione degli scarti che ne derivano. Invece la cavità interna è una cavità gastrovascolare, in cui avviene sia la funzione digestiva per mezzo di enzimi che quella vascolare, in quanto l'acqua che la riempie giunge a tutti i tessuti, compresi i tentacoli. Nel loro epiderma si trovano cellule muscolari che gli garantiscono movimento e tono e cellule nervose, in grado invece di trasmettere gli stimoli. Inoltre, sulla superficie, soprattutto dei tentacoli che si trovano tutt'attorno all'apertura, sono presenti delle cellule urticanti che funzionano una volta sola, per cui prima che vengano riutilizzate devono essere prima rigenerate. Esse si attivano quando un corpo estraneo tocca il loro recettore e a quel punto si estroflettono dei filamenti che arpionano la pelle del malcapitato e iniettano il liquido urticante. Non tutte le meduse sono urticanti, ma alcune di loro lo sono parecchio e possono essere molto pericolose anche per l'uomo. La funzione dei tentacoli è sia difensiva ma anche offensiva, poiché hanno lo scopo di paralizzare e portare verso la bocca le prede di cui si nutrono, che sono generalmente crostacei e pesci di piccola taglia, ma possono essere anche altre meduse di specie diversa. La digestione è in parte extracellulare, quella che avviene nella cavità, è in parte intracellulare, in cui si vede una partecipazione attiva delle cellule che fagocitano al loro interno piccoli pezzetti di cibo e lo digeriscono per conto loro. Nei nostri mari ci sono dei pesci che sono immuni al veleno delle meduse e sono i sugarelli. Essi sfruttano questa loro caratteristica usando le meduse come nascondiglio, utilizzandone la cavità digerente per depositare le loro uova. Alcune meduse sono dotate di un organo sensoriale, il ropalio, formato da una neuropupilla sensibile alla luce, che permette loro di capire a che profondità si trovano, e dalla statocisti, che invece funziona come una livella e gli serve per regolare la loro inclinazione. Si tratta infatti di una vescicola ricoperta internamente da cellule ciliate, che a sua volta contiene lo statolite, ovvero un minerale che viene secreto dall'animale stesso e che in base all'inclinazione preme in maniera diversa sulle pareti della vescicola. Tra i predatori naturali delle meduse citiamo ad esempio gli squali, i tonni, i cetacei o le tartarughe marine. C'è poi un sottordine di molluschi che si nutre invece dei loro organi urticanti per immagazzinarli a scopo difensivo. Della riproduzione delle meduse invece ne parleremo nel prossimo video, poiché nel loro caso l'argomento è davvero molto particolare e ci aiuterà a capire cosa si nasconde realmente dietro la figura gelatinosa della caravella portoghese. Vi ringrazio per la visione e vi invito ad iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video. Vi mando un saluto e a presto!